Si è aperta all'Università Cattolica la 73esima assemblea di Confindustria. I dati sono positivi, ci sono segnali di ripresa. Il fatturato complessivo è in crescita infatti del 7,76%. Quello interno segna un più 9,83% e quello estero sale del 5,96%. Sono i numeri che segnano appunto la ripresa delle aziende piacentine nel secondo semestre 2017. Anche l'occupazione va meglio, segna un più 0,83% che pone la nostra provincia tra le migliori in regione. Attualmente sono 507 le aziende associate divise in 21 settori merceologici per un fatturato di 3 miliardi e 9 mila addetti impiegati. Soddisfatto il presidente Rota che dice negli ultimi 10 anni il mondo è cambiato, dobbiamo stare al passo coi tempi, abbiamo comunque perso il 20% della manifattura, dobbiamo essere più competitivi, ma credo che le imprese siano il motore dell'economia e devono essere messe al centro delle politiche. Abbiamo tutti gli indicatori positivi, li ho presentati alla parte privata, adesso abbiamo la parte pubblica. È cresciuto il nostro fatturato, sia interno che estero, è cresciuta l'occupazione, abbiamo un dato di più 0,83. Tra l'altro l'occupazione è la migliore delle Emilia-Romagna e l'Emilia-Romagna è nelle prime tre in Italia, quindi abbiamo, devo dire, degli ottimi risultati. Abbiamo 8 aziende delle 500 Champions elencate al Corriere della Sera sul risultato di maggio. Devo dire, una situazione dal punto di vista industriale più che positiva. Sfide per il futuro? Industria 4.0, stiamo andando avanti, le aziende incominciano a crederci. Quando l'economia migliora, i segnali positivi qui arrivano subito, però non bisogna abbassare la guardia, perché la condizione economica internazionale segna comunque una serie di problemi e quindi è bene, soprattutto per le filiere più internazionalizzate, che nel nostro caso sono la meccanica, la meccatronica e l'agroalimentare, è bene non abbassare la guardia.